Salve signori e benvenuti in questo breve video in cui vi racconto una cosa a cui vi dovete dare, diciamo, dovreste dare una risposta rapida perché c'è poco tempo. Ma mo vi spiego che intendo. Tempo fa, in un video mi sembra di uno o due anni fa, forse addirittura già di due anni fa, vi parlai per il video dedicato a Lucca di quell'anno di Kumishire. Kumishire è una fumettista italiana, autrice completa, quindi sia disegnatrice che sceneggiatrice, che, come si intuisce dal nome, tratta molto spesso, praticamente sempre, di Giappone. E non di Giappone generico, ma di fantasy nipponico. E all'epoca vi parlai, perché lo comprai a Lucca, di Kitsune to Neko, la volpe e il gatto, appunto, che era un bel fantasy con dei bei combattimenti, degli splendidi disegni, e anche una bella parte emotiva, dato che questo fumetto parlava di una storia, tra le altre cose, di una storia d'amore tra due ragazze, tra due donne, giovani donne, nonché combattenti e nonché anche spiriti magici. Quindi una gran figata, nonché anche un buon gusto per la rappresentazione erotica. E il perché lo voglio sottolineare, tra poco ci arriviamo. Purtroppo non sono riuscito a procurarmi, per quanto vi giuro che volessi, l'altro fumetto, che invece dovrebbe essere una roba simile, ma uno yaoi, con anche una storia poi anche diversa. E col tempo comunque l'ho incontrata anche a diverse fiere, a diversi look e non solo, e posso dire che ho conosciuto, oltre che un'ottima fumettista e un'assoluta professionista, quella che posso, credo, ritenere tranquillamente un'amica, nonché una anche collega. Ora, perché ve ne sto riparlando? Dovete sapere, piccolo preambolo, che ci sono due tipi di fumettisti, o meglio, ci sono due modi in cui un fumettista, uno sceneggiatore, può dare in pasto al pubblico un suo progetto. O presenta il progetto a una casa editrice, e questa fa tutti gli accorgimenti, i lavori del caso, per poi pensare lei all'effettiva produzione e alla distribuzione sul mercato, oppure si può fare una cosa per cui richiede molte palle, ed è l'autoprodursi. E Kumishire è una di quelle che ha le palle di autoprodursi. Credo praticamente tutti i suoi fumetti finora li ha lanciati grazie a delle campagne su Indiegogo, dove raccoglieva dei fondi in modo tale da poter, appunto, produrre i vari volumi, e dava anche gadget in più che poi magari spediva a casa oppure consegnava direttamente a delle fiere a cui sarebbe stata. Ed è successo di nuovo, anzi sta succedendo adesso. Infatti su Indiegogo ha lanciato la campagna per questi due suoi nuovi fumetti. O meglio, uno è un fumetto e uno è una raccolta di illustrazioni. Partiamo con ordine. Il fumetto è Onryo, e è un fumetto che richiama anche qui il fantasy nipponico, ma il fantasy prettamente horror. Infatti è un horror ambientato nel Giappone degli anni 90, con la mitologia giapponese horrorifica e tutto quanto ne consegue. E dalle illustrazioni e da quello che ha messo anche come storie su Facebook, sembra veramente figo, non che sembra una roba per cui cagarsi veramente addosso. E quindi a tutti gli appassionati del genere, o comunque a tutti gli appassionati di Giappone o di Oriente e simili, questa cosa potrebbe far abbastanza impazzire. E poi c'è una roba che credo che possa piacere più o meno a tutti, soprattutto a chi coglierà la citazione non proprio sottile, che è la raccolta di illustrazioni. Questo volumetto che raccoglie delle illustrazioni non raccoglie illustrazioni a caso, ma raccoglie illustrazioni erotiche, e si chiama Shunga. Ora, per chi non lo sapesse, lo Shunga originale risale al 1800, se non mi ricordo male, comunque allo stesso periodo degli Yukio-e, quindi delle opere di Hokusai e non solo, e sono appunto delle stampe erotiche. Quello originale, appunto, alle stampe erotiche dell'epoca, dove tra l'altro vediamo già le cose con i polipi ai quali siamo abituati a farci sopra i memini. Lo Shunga di Kumishire, invece, sembra
una raccolta di sue illustrazioni erotiche con i personaggi dei fumetti che abbiamo già conosciuto prima, quindi sia Kitsune Toneko sia l'altro. Perché sono qui a parlarne appunto? Perché questa campagna su Indiegogo dura ancora ufficialmente per, calcolando quando riuscirò a montare questo video, 8/7 giorni, quindi avete una settimanella per andare su Indiegogo appunto e andare a prendere i perk. Sono gli stadi ai quali potete accedere dando tot soldi, non so se mi sto spiegando. In poche parole, sono quegli obiettivi fissi in cui voi, se date i tot soldi che richiede quell'obiettivo, ricevete tot cose. Con 12 euro potete prendere o il fumetto Onryo oppure la raccolta Shunga. Col perk Both is Good a 24 euro potete prenderle tutte e due, più anche, da quanto ho modo di vedere qui, un'illustrazione, eccetera eccetera. Insomma, più soldi date e più i premi che vi arrivano oltre ai due fumetti aumentano anche di lavoro, di valore. Ma non è finito qui. In che senso? Nel senso che la cosa più figa di tutte è che il perk massimo, quindi quello che qui viene chiamato The Orgasm Pack, quindi che contenente i due fumetti e non solo, un sacco di roba figa, costa 50 euro. Vi giuro, io di tutte le campagne che ho visto non ne ho mai vista una che come perk massimo, che offre quindi tutto quello che può offrire, ha solo 50 euro, perché vi assicuro che 50 euro non è, non dico che non è niente, ma appunto, dando tutta quella roba che offre, ne vale veramente la pena. Non vengo assolutamente pagato per dirlo, ve lo posso giurare in qualsiasi modo, ma vi giuro che conoscendo lei e conoscendo le sue opere precedenti, non vi dico proprio di prendere quello, anche se secondo me è la cosa migliore, ma finanziarla varrebbe davvero la pena. Andate sul sito che trovate ovviamente in descrizione, fate girare questo video, magari questo video no perché è molto sconclusionato, ma fate girare voi la notizia in modo tale che nei pochi giorni che rimangono si riesca a raggiungere al top del tetto massimo di donazioni e anche un po' oltre, anche perché del tetto al quale vuole arrivare praticamente tutto verrebbe speso per produrre quello che poi vi manda. Quindi è quasi come se non ci guadagnasse praticamente niente. Quindi tutto il resto è praticamente grasso che cola, ragazzi. Cioè, tutto quello che magari potrebbe arrivare in più non è neanche detto che se lo intaschi. Quindi, davvero, facciamo insieme il possibile per supportare questa grandissima creatrice di contenuti. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, appunto andate in descrizione per fare tutto il piripacchio che vi ho spiegato, e niente, ci vediamo molto molto presto con un video di una mia rubrica che spero di farvi vedere presto, che sia anche bello pregno, bello succoso.